il sistema dei personaggi. Abbiamo parlato fino adesso della presentazione dei personaggi, della caratterizzazione dei personaggi e del tipo dei personaggi. Adesso diciamo però che fra di loro i personaggi sono, diciamo, collegati in una sorta di sistema. E questo sistema vede, diciamo, il protagonista il più delle volte contrapposto ad un antagonista. Allora, dicevamo che il protagonista si contrappone ad un antagonista, quindi all'oppositore, viene chiamato anche così. Entrambi hanno un oggetto del desiderio. Esempio, nel caso dei Promessi Sposi, l'oggetto del desiderio è Lucia, quindi il protagonista Renzo ha come oggetto del desiderio Lucia, esattamente come Don Rodrigo. Ora poi ci sono nel sistema dei personaggi gli aiutanti. Chi sono gli aiutanti del protagonista? Ad esempio, nei Promessi Sposi gli aiutanti sono anzitutto Agnese, poi Fra Cristoforo, sicuramente, e poi insomma, altri, compresi anche Donna Perpetua, Don Ferrante, l'arcivescovo di Milano, il cardinale Federico Borromeo, eccetera, eccetera. E invece anche l'antagonista ha i suoi aiutanti, che vengono chiamati anche oppositori. Ecco. Gli oppositori sono i bravi, benissimo. Bravo, ecco. È così. Bravo. E poi Don Abbondio, lo stesso Don Abbondio è un oppositore, perché è un aiutante dell'antagonista, perché non facendo il matrimonio aiuta Don Rodrigo. Benissimo, benissimo. È lo stesso anche la monaca di Monza. È molto particolare proprio l'innominato, perché l'innominato all'inizio è un oppositore, cioè aiuta l'antagonista, mentre poi diventa un aiutante, cioè aiuta i protagonisti perché libera Lucia e le permette di ritornare a casa. Sì, senz'altro, senz'altro lo facciamo l'anno prossimo. Questo è l'esempio di un sistema dei personaggi che possiamo individuare anche in altri testi narrativi. Se mi date un attimo di tempo, io potrei anche parlarvi del sistema dei personaggi nel Bambino di Noè. Vi va come idea? Nel caso del romanzo che stiamo leggendo, Il bambino di Noè, Joseph è il protagonista. I suoi aiutanti sono anzitutto padre Pons, ma oltre a padre Pons c'è anche la farmacista Marcel, e ci sono anche insomma, vari amici come Sally, insomma, e tutte le persone che riescono ad aiutare Joseph ad evitare di essere preso e deportato nei campi di concentramento. Quindi possiamo dire che l'antagonista in questo caso è il nazismo, i nazisti, l'SS, che cercano in tutti i modi di deportare insomma, questi bambini ebrei nei campi di concentramento. A questo proposito potremmo anche riflettere su quello che avviene un giorno, quando Joseph sta facendo una doccia nella villa, insomma nel collegio in sostanza in cui è rinchiuso, e passano dei tedeschi, passano dei nazisti. E uno di questi tedeschi, un ufficiale addirittura, si accorge che Joseph è ebreo, e questo lo capisce dal fatto che è circonciso, quindi siccome sono lì nella doccia sono nudi, e si capisce quindi che è circonciso. Sì, sapete in cosa consiste la circoncisione? Il taglio del prepuzio, il taglio del prepuzio. Da questo particolare, l'ufficiale tedesco capisce che lui è un ebreo e quindi sarebbe da catturare, da deportare, da portare in un campo di concentramento. Ma cosa succede? Succede che l'ufficiale ebreo non porta via Joseph. Allora, questo è un rito che ha le sue origini nella Bibbia stessa, quindi nella tradizione e nella cultura degli ebrei. Da un certo punto di vista, da un punto di vista medico, io non sono esperto purtroppo di medicina, però tanto meno di andrologia, non è una materia insomma, che mi interessa particolarmente. Però diciamo che certe volte
noi occidentali, non ebrei, che non siamo stati sottoposti a questa operazione, siamo costretti a fare questa operazione per motivazioni mediche, andrologiche appunto. Loro fanno la circoncisione da piccolissimi. Vi ho fatto un altro esempio di un oppositore, l'ufficiale tedesco, che è diventato invece aiutante. Al sistema dei personaggi dobbiamo aggiungere anche il destinatore. Il destinatore è colui che destina, propone qualcosa come oggetto del desiderio. Ad esempio, nelle fiabe, certe volte il re dice al cavaliere che vuole sposare sua figlia, dice: ecco, se vuoi sposare mia figlia devi superare una determinata prova. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.